Pronti per il grande giorno? Oggi alle 3 prove generali. Non voglio scuse, chiaro? Domande? Nessuna? Meglio così. Veramente ci sarebbe un problemino. Non sono in vena di problemini, Poletti. Quindi vedi di non trovare storie. Ma non sono io, è Simone, il metallaro. Mi sa che oggi non ce la fa a venire. Simone metallaro, eh? Ditemi dove lo trovo che li faccio cambiare idea. Veramente sarebbe a casa, con la varicella. Con la varicella? Alla sua età? Si vede che non l'hai ancora fatta. Ok, ma tanto entro le 3 li passa, no? No? Vabbè, in qualche modo la risolviamo, si prova comunque. E voi altri vedete di non ammalarvi, altrimenti... alle 3, puntuali. Ah, dimenticavo, gli strumenti lasciateli pure a casa, non vi serviranno. Ma non dovevamo fare le prove? Appunto. Forza adesso, via. Su, circolare, in classe. Avanti, ciò. Ciò. Mi serve ancora un po' di tempo. Ma vedrai che lo becco. Mi sto con il fiato sul collo. Più che altro mi sembra che stai con il fiato sul collo e i miei biscotti. Benzina per il cervello, no? Così la giorno meglio. Sarà, ma per me stai perdendo tempo. Te l'ho detto, io non indiziato ce l'ho già. È il mio? No, no, è il suo. Ma va, è il tuo? Ma no, io c'ho Wagner. È il mio. Il suo credito residuo è minore di un euro. Che messaggi d'amore, eh? Lo vedi che è stato lui? Guarda come mi ammicca, come mi sorride. Le prove, Joe. Mancano le prove. Ancora qualche giorno e vedrai che scopriamo tutto. A proposito, un po' di benzina, va? Da Gina, goditi pure lo spettacolo adesso. Ho scoperto che ti scrive sul blog. Silvana. Ma smettila! Galileo! Iris. Sayonara. Mi deve aiutare, stasera c'è l'ultima replica e... No, l'ultima replica, volevo vederlo, che ora è? Alle 9, no, alle 8:30. No, boh, senti, non lo so, è che ho promesso di fare un dolce per la compagnia. Ma qua c'è qualcosa che mi sfugge, assaggia? A quest'ora, prima del brasato, Guarda che questo è il semifreddo alla cannella della mia bisnonna. È un piatto che ha una storia. Dai qua, che sarà mai? Allora? Com'è? Non male. Anche se... Anche se qualcosa non va, vero? Ecco, lo sapevo. E ora come faccio? Lo sapesse la nonna. Aspetta qua. Una spolveratina di questa e vedrai che bijou. La cannella, ecco cosa mancava. Ah, Galileo Manzi, e risolvi i tuoi pranzi. Grazie, mi hai salvato la vita. Ah, e poi stasera faccio un salto e ti dico com'è andata, eh? E così Ulisse sarebbe un programma di Piero Angela? Sì, dai, mi pare di sì, sì. Vabbè, Poletti. Vai, vai al posto, vai.
C'è qualcun altro che vuole farsi interrogare per tirarmi un po' su di morale? Nessuno? Maltagliati? Nemmeno tu? Maltagliati! Sì, Argo, Penelope, no, no, Telemaco. Tu cuoco e Maltagliati? Non ci posso credere. Questo è un evento, me lo segno sul registro. Fermi. Domani interrogazione sull'Odissea. Se non studiate, niente gita. Chiaro? Maltagliati. Che ti succede, Maltagliati? Se ti distrai perfino tu, il resto della classe che cosa dovrebbe fare? Organizzare un torneo di rubamazzetto? Scusi, prof, è solo che proprio dovrei andare. Sicura di stare bene? Perché ti vedo un po' strana oggi. Ma no, prof, non ho niente, sto benissimo. Benissimo non direi proprio. Dai, su, avanti. Che ti succede? Un ragazzo, magari? No, non c'è nessun ragazzo. Dai, siediti un attimo, facciamo due chiacchiere. Ma prof... Tesoro, fidati. Con me ne puoi parlare. Ma non ci penso proprio. No, eh? E se ti dico lastre al ginocchio, magari cambi idea. Ma cosa dici? Dico che qualcuno ha spacciato per proprie le lastre di sua madre. Che furbi, mi sono fatto male. Sì, vabbè, ho fatto male. Ti porto le lastre, vedi? Le lastre, d'accordo, ok. Queste sono lastre di donna. E adesso? E adesso mi sa che mi devi un favore. No, queste le tengo io. Non mi ricordo. Pazienza, me ne ricordo io. E tu mi dimmi un favore, ragazzo, chiaro? Manco morto. Non finisce qua, Facchetti. Manzi, eccola l'altra. Dimmi un po', anche a casa tua fai così, Manzi? Così come? E certo, non si fa caso neppure a quel che si fa. Tanto qui siamo tutti signori, ci abbiamo i servitori. E intanto il povero Nico giù di ramazza. Ma che... Vuoi sapere quando? Oggi. Dove? In cortile. Che cosa? Il portabiscotti in plastica, buttato lì come in una discarica. Ah, ma se sperate che sia io a raccattare la vostra immondizia vi sbagliate di grosso. Scusa, scusa, lo vado a riprendere subito. Che fine ha fatto la disciplina? E il rispetto? Ai miei tempi erano bacchettate sulle dita. Altro che scusa, scusa, la vado a riprendere. Eccoti qua. Infatti, era proprio il caso di farci due chiacchiere. E poi... meglio parlare che scriversi. Proprio come avevo detto a Mario, l'ammiratore segreto è lui. Infatti, almeno così ci si vede in faccia. Già, da vicino ci si capisce meglio. Comunque, grazie per l'iniziativa. Grazie a te per essermi venuto incontro. Ma va, io mi sono allontanato anche troppo da te. E per motivi sbagliati. Sai, ci ho pensato spesso a quello che è successo. E ecco, pensavo che potremmo metterci una pietra sopra. Ti va? Perché no? Su una cosa, Mario aveva ragione però. Tutto si aggiusta presto o tardi. Urca, che tardi! Già, è tardi. Se hai la pazienza di lasciarle accadere, tutte le cose che avevi desiderato prima o poi si realizzano. Cioè, quasi tutte. Ciao, pa! Pa? Papà? Eh? Ah, sì. Sei già qui, puzzola? Tutto bene? Sì, benissimo. Stasera fanno un documentario sui predatori del mare. Ci mangiamo una pizza davanti al televisore? Ah, sì. Mangiamoci un televisore. Si può? Devo dire una cosa a Joe. Ah, sei tu. Vieni, vieni. Ma che è? E tu che hai da dirmi? La prossima volta scommettiamo, che con te si vince facile. Scommettere su cosa? Sul blog, no? Ho fatto i miei controlli e... E?
quel messaggio non viene dal computer di Filippo. Ma non è possibile, ci ha parlato prima, mi ha detto che... Non so cosa ti abbia detto, ma le prove parlano chiaro. Se vieni su da me ti faccio vedere. Ma sei sicuro? Sicuro? Sicuro, sicuro. Al 100%. Ma allora se non è stato lui, chi è stato? Chi è stato? Questa storia sta diventando più intrigante di un giallo in TV. Già, tutto si sistema prima o dopo. Ma quando credi che ogni tassello del puzzle sia andato al suo posto, ecco una nuova folata di vento a scombinare ancora le cose. Nella prossima puntata... Novità? Buongiorno, eh? Hai scoperto qualcosa sul blog del mistero oppure no? Ci sto lavorando, e se... Impossibile. Ariana, ad esempio. Magari, Furio. E va bene, tranquilla. Scoprirò io chi è Dog del mistero. Ma è già cominciato? A proposito, l'hai visto ieri il ciuffo del cantante? Ed eccoci al gran finale. Onda Anomala! Non ci posso credere. Ma pensa? Non ci crederai mai. Infatti, è incredibile. Non parlo di Onda Anomala. Ti avevo detto che avrei risolto il caso, no? Bene, l'ho fatto. Allora, chi ha scritto sul mio blog? Lui.